Bentrovati con la consueta informazione di Termoli TV. In un attimo si è scatenato il putiferio. Un ragazzo avrebbe apprezzato in maniera volgare la ragazza di un altro giovane che a sua volta lo avrebbe aggredito. Una rissa davanti agli occhi attoniti di tanta gente nel pieno centro di Campomarino Lido. Ma sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. A quanto pare un complimento di troppo alla sua compagna ed è scattata la furia di un giovane che ha preso a calci, pugni e schiaffi un ragazzo davanti alla folla sconvolta. È successo a Campomarino Lido, lungo la strada principale della località Rivierasca, all'altezza dell'incrocio tra via De Gasperi e via Kennedy. Il giovane malcapitato, che avrebbe pronunciato qualche parola di troppo sull'aspetto aitante della fidanzata dell'aggressore, è finito in ospedale con un taglio profondo alla testa. Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia dei vigili urbani e una dei carabinieri. Le stesse forze dell'ordine hanno provveduto a raccogliere tutti gli indizi utili a ricostruire la vicenda. L'aggressore è fuggito via. Allertati anche 118 e Misericordia di Termoli che sono giunti sul posto. Si sono rese necessarie le cure anche per un barista 54enne che è intervenuto per sedare la rissa e invece ha subito anche una ferita ad un occhio. I due giovani hanno iniziato a darsene di santa ragione prima davanti ad un bar, dove il gestore ha provato in tutti i modi a tranquillizzare gli animi, e poi a poca distanza, dove la rissa è divenuta furibonda. In aria sono volate anche sedie e tavoli. Sventata una maxi frode internazionale da parte della Guardia di Finanza di Pescara. Confiscati beni per 36 milioni di euro. Nei guai noti imprenditori molisani e di altre 6 regioni italiane, che dovranno rispondere di frode fiscale mediante fatturazione per operazioni inesistenti e presentazione di dichiarazioni infedeli con la riconosciuta aggravante del reato transnazionale. Tra gli indagati ci sarebbe anche la pornostar Jessica Rizzo. La promozione del territorio molisano attraverso le eccellenze agricole, vino, olio e gastronomia, in scena dal 20 al 23 settembre con Divinolio. Ma sentiamo Anna De Gregorio. La promozione del territorio molisano attraverso i prodotti gastronomici, enogastronomici e oleari locali. Questo è lo scopo della prima edizione della manifestazione denominata Divinolio. Questa mattina la presentazione in comune alla presenza del vice sindaco Ferrazzano, del presidente del consiglio comunale Montano, dell'assessore provinciale Rita Colaci, della coordinatrice ASPI Molise Abruzzo Celeste Edilizio e Rinaldi, presidente Divinolio Italia. Ricco e pieno di iniziative importanti e l'intero cartellone della manifestazione. Si partirà giovedì 20 settembre con il coinvolgimento di circa 20 ristoratori che verranno sottoposti ad una formazione gratuita professionale su vino, olio, acqua e caffè. Anche il venerdì mattina sarà finalizzata la formazione professionale, mentre nel pomeriggio si partirà con le semifinali del concorso per il miglior sommelier d'Italia ASPI. Data la presenza dei migliori degustatori di vini, si è ben pensato di organizzare anche il primo Gran Premio Tintilia Molise e vini da vitigni autoctoni italiani. Sabato 22 settembre alle 9 si disputerà la finale del concorso di miglior sommelier d'Italia. Inoltre, sabato e domenica dalle 19 alle 23, pagando un ticket di 5 euro, sarà possibile fare un giro per il centro storico di Termoli e degustare vino bianco e vino rosso all'interno delle diverse postazioni posizionate dalle aziende molisane. Invece in Piazza Duomo ci sarà la postazione dell'Arsiam sull'olio d'oliva. Domenica alle 17 ci sarà anche un momento di cultura con la presentazione del libro Uva Noir della scrittrice barese Gabriella Genisi, dal quale verrà tratta una fiction per Rai 1. Nella serata di ieri, lungo via Sangro, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché dal viadotto dell'autostrada cadevano pezzi di intonaco. Per qualche minuto i vigili urbani hanno interdetto al traffico l'arteria. E sono tante le preoccupazioni che attanagliano i lavoratori della Fiat di Termoli. Problemi sempre per il piano industriale. Michele Petraroia suggerisce di far convocare un vertice per chiarire la situazione. Elisabeth Fernandez. La comunicazione con cui il gruppo Fiat ha disdetto gli accordi sul piano industriale Fabbrica Italia accentua le preoccupazioni sul futuro del settore auto a Termoli. La notizia di queste ore accresce le preoccupazioni nazionali e territoriali circa le ricadute industriali e sociali di una simile scelta. Per questo il consigliere regionale Michele Petraroia sollecita l'assessore all'industria ad adoperarsi con i ministri dello sviluppo economico e del lavoro, Passera e Fornero, per far convocare con tempestività i vertici aziendali e le organizzazioni
sindacali al fine di chiarire e gestire l'evoluzione della vicenda. Il Molise conta 4.000 addetti che lavorano in impianti Fiat tra Cassino, Val di Sangro, Foggia e Termoli e, seppur ridotti, conta anche un migliaio di occupati nell'indotto auto che ruota intorno a Fiat. Per questo serve vigilare, rimanere in allerta e partecipare attivamente al confronto nazionale sulla vertenza, coinvolgendo le nostre rappresentanze sindacali e tutti i livelli istituzionali interessati, ha affermato Petraroia. Domani si terrà il terzo meeting nazionale Fiat 500. L'inizio del raduno è previsto per le 8, con le iscrizioni che continueranno fino alle 10.45, nel punto raccolta Fiat 500 in Piazza Monumento. Le vetture si allineeranno dal punto di raccolta pronte per la partenza prevista per le 11. Faranno un ampio giro per tutta la città fino alle 17. È ufficiale, il difensore del Termoli Calcio, Carmine Tommaselli, che dopo qualche apparizione in Coppa Italia si trasferisce al Foggia. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto con la maglia giallorossa, augurandogli le migliori fortune professionali, ha comunicato la dirigenza del Termoli Calcio. Era l'ultima notizia per voi, se avete segnalazioni potete scriverci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione, alla prossima, buon sabato a tutti.